La fontana delle tartarughe, lei in questa poesia canta quella fontana. Le tartarughe montano sul basso bacile dalle mani aperte di quattro efebi. La pagina, per favore, la pagina. No, è da un altro libro. Sono partito un poco da lontano, ma poi andiamo a stringere sul libro. Le tartarughe montano sul basso bacile dalle mani aperte di quattro efebi posati superbamente tra l'orlo e quattro conchiglie di marmo che turbano il dorso verso il pavimento liquido. La base sotto le conchiglie chiude i suoi quattro lati ad abbracciare gli angoli deviati della vasca. Le curve e le spirali si congiungono per animare il sorgere corale di figure. Con la destra i ragazzi spronano le tartarughe, con l'altra trattengono le code dei delfini che spingono però oltre la pietra. Con una gamba levigata sopra l'acqua e un piede ad arco sul capo del delfino balzano contro la loro incoronata perfezione. E questa è una poesia perfetta e basterebbe questa per dire di un passaggio che c'è in Italia, quali sono le tracce trovate e chi è Barbara Carle anche rispetto a questo fotografare, a questo guardare, a saper restituire agli altri che cosa si vede di nuovo nella meraviglia di un paese nuovo. La poesia non è restituire a tutti i costi qualche cosa di aereo, di celeste, di inesistente, guardare le stelle. Parlo qui come se fossimo tra ragazzi e non ci fossimo mai avvicinati alla poesia. Barbara Carle ci ha dimostrato che si può scrivere anche di uno straccio. In una poesia che ora non vi leggo e che potrete scoprire in seguito, lei parla di uno straccio. E questa è la magia del poeta, non avere un solo oggetto, una sola cosa che si vede o che non si vede, esistente o inesistente, di cui lei non ne possa parlare. E dopo vorrò sentire da parte tua qualcosa in questa direzione. Barbara Carle è divisa tra la California e Formia, tanto che in uno scritto si evince che è diventata californiana. Questa divisione, secondo me, accende la scrittura. Ad ogni viaggio, lei sono anni che viene fuori, ad ogni viaggio in definitiva e ad ogni partenza, Barbara Carle è subito colma di desiderio di ritornare. Lei lo sa e non lo sa, ma è questo desiderio che la fa lavorare, che la costringe a scrivere e in qualche modo a scrivere per l'eternità, secondo me, perché ci sono in questo ultimo libro alcune poesie che non sono quelle che tu vuoi leggere, sono anche quelle che sono delle grandi poesie. Il viaggio è per lei come una fontana a cui bere. Poi dove non sei d'accordo lo dirai. Il viaggio è come un cibo dello spirito. E lo hanno provato altri viaggiatori, ne abbiamo citato uno come esempio tra tutti, insomma. E il pathos, la simpatia che dicevamo prima, lei si è
messa come